anche sulla situazione attuale, ed è un intervento che sarà sicuramente valutato come critico. Parlerò della carriera, della sua chiusura, della riconversione e del problema dell'occupazione. Ho raccolto dei fascicoli di cui eventualmente ne farò copia e che portano la documentazione più in sintesi di cui che presenterò. Deriva tutto questo intervento da un profondo senso di amarezza e di abbandono di tutti questi anni che è culminato al Ministero dell'Ambiente il giorno 17 febbraio, dove, come ha già detto il mio collega, ci siamo sentiti da soli, senza la presenza di nessuna istituzione al nostro tempo. Spero che ci siano altri momenti, spero che i titoli anche di questo tipo di essere. Che leggerò, pazienza, vi prego di ascoltarmi. Nella mia raccolta di un po' di documenti relativi alla ferriera di questi ultimi anni, mi è capitato tra le mani uno scritto simpatico quanto amaro nella sua cruda verità, che c'entra in maniera sintetica ma perfetta la situazione. Chi l'ha scritto è un giornalista, Roberto Morelli, che ringrazio, una persona sicuramente distante da qualsiasi posizione di parte. Tratto da La città e gli altri, con titolo La ferriera e i tempi della politica, riporto le parti essenziali. Poniamo il caso di un triestino interessato alle sorti della ferriera, lavoratore o residente, che fosse andato sulla Luna 6 anni fa e oggi facesse ritorno. Che troverebbe di mutato? Nulla, in concreto nulla di nulla. La ferriera è uno dei tanti emblemi della distanza siderale tra cittadini e palazzi. E se il nostro triestino ripartirà domani per la Luna e tornerà nel 2010, troverà qualcosa di cambiato? Il bello di questo scritto è la data, 23 settembre 2007. L'amico Roberto ha fatto tombola. Questo primo fascicolo riporterò solo alcuni piccoli, come ho già citato prima. Firmato l'accordo Lucchini-Governo sulla ferriera, 10 ottobre 2003. Un po' di confusione, in realtà è un accordo di massima relativo all'ambiente, che diventa poi un protocollo d'intesa. Per la cronaca, un protocollo d'intesa non è vincolante e non ha nessun valore legale, come altri, come per esempio l'accordo, il protocollo d'intesa firmato da tutti meno il sindacato nel 2002, data possibile di poco. Passo avanti. Interrogazione urgente sulla situazione della ferriera. Rosato, defunto Damiani, chiedono quali impegni urgenti il governo intenda prendere per evitare la chiusura della servola. È il novembre 2003, è urgente. Ferriera, tavolo su riconversione, 20 marzo 2007. Creata l'unità di crisi per la ferriera sul tema ambiente, 12 ottobre 2007. I lavoratori, non servono parole ma concretezza. Messaggio rivolto al neo presidente della regione che dice: nessun lavoratore resterà a casa, ho già un'idea precisa su come sistemarli. Siamo il 25 aprile del 2008. Il sindaco, rigassificatore e via la ferriera, 14 maggio 2008. Fedriga, ferriera, riconversione al via entro 2 mesi, 25 settembre 2008. Questo lo cito perché quei 60 giorni avevano fatto un certo scalpore. Vabbè. Ferriera di Servola, tondo tra gli operai, 3 marzo 2009, cito questo perché è una data per noi importante. Il Presidente afferma di non poter promettere certezze, ma di essere concretamente al fianco delle mastanze. E anche la data di una nostra uscita di quel periodo verso la cittadinanza. Poi, bagari in consiglio, gli operai se ne vanno, i lavoratori affermano, solo chiacchiere passerelle, cosa attualissima. È il 17 marzo 2009. Veniamo agli attori principali di questo splendido teatrino. Ahimè, non vado per importanza, ma come mi sono capitati, mi rivolgo al nostro sindaco. All'arco della ferriera, un cancro nel cuore della città, settembre 2005. Ancora di piazza. I poteri forti non vogliono vedere chiusa la ferriera. È il 27 febbraio 2007. Su questo un'interrogazione. I lavoratori della ferriera scoprono di avere degli alleati e sembrano siano quelli che contano. Questo è veramente da spiegare, non l'ho capito. Se inquina ancora, chiudo la ferriera. È il 30 luglio 2007. Il sindaco, prima del periodo delle ferie, dà un po' di fiducia ai lavoratori.
Tondo, accordo con Di Piazza per la chiusura della ferriera. È il 26 giugno 2008, ancora una volta prima del periodo di ferie, ai lavoratori va dato anche un po' di sano ottimismo. Vicina alla chiusura della ferriera di Stavola, è il 20 dicembre 2008. Sotto Natale, per essere un po' più felici, riceviamo dal primo cittadino con un splendido regalo. Di Piazza, ancora. Già tre mosse per chiudere la ferriera, 19 luglio 2009, sempre sotto il periodo preferie. Ricordiamo i lavoratori, godano pure il meritato riposo. Quali sono le tre mosse? Riprenderemo questo punto. Chiuderemo lo stabilimento di Servola, ma prima pensiamo alle famiglie. È il 30 dicembre 2009, anche per le feste del 2009 il sindaco si ricorda di noi e lo fa con questo rassicurante messaggio. Non voglio far polemica, voglio solo sottolineare che questo è il clima che da anni noi lavoratori dobbiamo coesistere e continuare ad andare a lavorare in un'azienda quale la siderurgica, un'azienda siderurgica che di per sé è un'azienda con già alto rischio di lavoro. Passiamo alla regione, anticipo che della provincia non ho trovato nulla. Giunta, Tondo, priorità tra i titoli ferriera, 5 maggio 2008. Tra le priorità dei primi sei mesi della nuova giunta guidata dal presidente Renzo Tondo, la ferriera di Servola. Urgente la ripresa operativa della procedura di chiusura e riconversione della ferriera di Servola. Cercheremo di recuperare il tempo perduto, assicura il governatore. Tondo, accordo con Di Piazza per chiusura di ferriera. 26 giugno 2008. Convocheremo i rappresentanti delle Orchini SPA per comunicare loro la posizione della regione favorevole alla riconversione finalizzata la chiusura della ferriera di Servola. Ci avranno loro alleati su questa strada e non su altre. Tondo Lenna ai comitati. Ok alla chiusura della Servola. 3 luglio 2008. La regione ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA, autorizzazione integrata ambientale. Tondo Sacconi. Pronti per riconversione ferriera. È il 16 luglio 2008. Il governo è pronto ad attivare tutte le necessarie politiche di sostegno alla riconversione della ferriera di Servola, accompagnando il processo di trasformazione dell'area in piattaforma per l'energia. Le difficoltà vanno prevenute per evitare situazioni di grave crisi. Sindacati Tondo. Ok al confronto, ma solo su temi veri. Sono aperto il dialogo, ma solo a quello fondato su temi concreti, dove gli impegni si assumono seriamente e le parole non cadono nel vuoto. La ferriera di Servola a Trieste è da chiudere, ma il percorso va costruito attentamente, salvaguardando l'occupazione attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione. È il 21 luglio 2008. Tondo ascolta i lavoratori. 3 marzo, come dicevo prima, ultima manifestazione. Quanta pazienza dall'altro anno ad oggi per non ripresentarsi nelle piazze. Ancora, ferriera, Tondo avvia il tavolo di stretta. Ricordo questa data, è l'11 marzo, esattamente un anno fa. Affidato all'Agenzia Regionale del Lavoro uno studio sull'impatto della ferriera di Servola e sulle ricadute occupazionali della riconversione dello stabilimento. La dottoressa Rosolin è l'assessore che si occupa di questo settore.